Dopo le ultime incursioni dei cinghiali nella riserva naturale di Punta Derce a Vasto, operatori turistici, agricoltori e cittadini tornano a chiedere agli enti misure importanti per contenere il fenomeno e gestire una convivenza che diventa sempre più pericolosa. Che gli ungolati ormai prediligano le visite nei centri abitati, dove reperire cibo diventa più semplice, non è più una novità, né lo sono gli incidenti causati sulle strade per l'attraversamento improvviso dei cinghiali o i danni provocati alle colture nei campi visitati dagli stessi. Quel che però fa Accendere la discussione su un fenomeno divenuto incontenibile e che alcuni operatori turistici lamentino le disdette, giunte alle proprie strutture ricettive di turisti spaventati dalle recenti notizie di incontri ravvicinati con le indisturbate famigliole di Ungolati, che nei giorni scorsi, a vasto, hanno messo in fuga alcuni villeggianti con la loro presenza. La questione è dunque tornata ad essere prioritaria, tanto che ora comitati cittadini, agricoltori, automobilisti e operatori turistici chiedono a gran voce alle istituzioni che si prendano misure urgenti per scongiurare ulteriori danni economici che si riverserebbero inevitabilmente su tutto il territorio. Noi siamo con l'assessore all'agricoltura e alla pesca del comune di Vasto, Anna Bosco. Cosa sta facendo il comune in tal senso? Siamo vicini alle istanze dei cittadini delle associazioni, degli imprenditori agricoli, di quanti stanno portando avanti e eh, sollecitando gli organi competenti e preposti su questo problema. A nostra volta stiamo ricevendo le segnalazioni e trasmettendoli agli organi preposti appunto. Abbiamo la fortuna di avere un'area protetta così bella che è anche eh, volano per il nostro turismo. Purtroppo si verificano anche episodi di operatori di turistici che avendo strutture adiacenti alla riserva, comunque nelle aree di rispetto della riserva, possono e sicuramente in questa fase stanno subendo maggiori danni. L'appello che eh, vogliamo fare è che gli organi preposti, lo Stato centrale le regioni diano un coordinamento, una risposta unitaria per i comuni perché la difficoltà che viviamo come comune è quella di... Eh, anticiparci, forse anche improvvisarci risposte che non sono di nostra competenza. E invece a Michele Bosco, che fa parte del comitato Terre di Punta, Derci di Vasto, voi avete avviato anche delle raccolte firme insieme ad altre associazioni, eh, cos'è che chiedete e cosa intendete fare? Chiediamo l'uscita dal regime dei minimis per quanto riguarda i risarcimenti agricoli perché l'agricoltura è allo stremo e questa è l'ultima goccia che fa traboccare il vaso, dopodiché chiederemo anche interventi sulla normativa della caccia, modifiche alla legge 157 del 92 e poi se sarà possibile la Regione per la viabilità cercare di munirsi di una copertura assicurativa. Assessore Bosco, per quanto riguarda invece la pista ciclabile, questo corridoio verde va avanti, che tempi ci sono? Ci dico dalla provincia che entro agosto sicuramente i lavori verranno cultimati e quindi questa grande opera strategica di sviluppo sostenibile della nostra città finalmente verrà a compimento.